La Guardia di Finanza di Lauria, in Basilicata, nel corso di un'attività di monitoraggio del flusso veicolare per la prevenzione e repressione nel settore delle frodi doganali lungo il tratto della 2 Autostrada del Mediterraneo di competenza in direzione sud, ha individuato una Opel Zafira guidata da un 29enne siciliano diretto proprio verso l'isola. La condotta sospetta del soggetto ha indotto i militari a controllare l'autovettura, dove sono state rinvenute sia all'interno del vano bagagli che sui sedili posteriori e anche sul pianale del sedile passeggero un consistente numero di stecche di sigarette occultate in sacchetti di cellophane nero recanti i marchi LM, Marlboro, Rothmans e Futura, prive del contrassegno di Stato e tutte con indicazioni in lingua inglese. Il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, aggravato dall'utilizzo di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, ed è stato denunciato alla competente procura della Repubblica di Lagonegro, mentre i 128 kg di sigarette rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale.